Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Si è da poco conclusa la messa stazionale presieduta da Monsignor Riccardo Fontana nella Cattedrale di Arezzo per la festa della Madonna del Conforto e naturalmente anche il nostro telegiornale di questa sera è tutto incentrato sulla festa della Madonna del Conforto. Iniziamo proprio con il ripercorrere quello che è stato l'inizio, i momenti iniziali di questa festa. In particolare con la messa pontificale che questa mattina è stata presieduta dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Un'intera giornata con il pensiero tutto rivolto a lei, con l'affluenza nella cattedrale di Arezzo che è cominciata come sempre molto presto, alle 6 del mattino, con la preghiera delle lodi mattutine e la celebrazione della prima messa della festa della Madonna del Conforto. Poi le celebrazioni si susseguono quasi ad ogni ora. L'ingresso in cattedrale è contingentato per garantire il rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza e alla salute, visto il protrarsi dell'emergenza pandemica. Alle 10.30 si è svolta la messa pontificale presieduta dal cardinale Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Il cardinale è venuto a darci il riavvio. Noi siamo desiderosi di fare la parte nostra, però ci voleva che arrivasse chi ci dà una spinta e ci dicesse, cerca di essere un po' più concreti. Devo dire che la mia sosta, la mia visita qui dà una spinta anche a me, cioè facendo un'esperienza di una chiesa viva mi consola e mi rafforza sinceramente e porto questa esperienza nel mio cuore. Poi, se volete che vi dico cosa sento ora di Arezzo, è che stamattina ho visto anche i vostri radici, no? Perché se c'è questa devozione mariana, rispecchia anche quello che c'è nel sottosuolo della vostra cultura, di voi. No? Allora, se posso fare una raccomandazione, cercate di curare le radici, no? Perché non possono anche ammalarsi. Allora, se l'albero viene a perdere le radici, poi cade, no? E vi auguro che, nonostante che il vento tira, no? il vostro albero, no? Rimarrà fermo. Lei ha detto la Madonna del Conforto icona della sinodalità, ecco, che cosa voleva dire con questa affermazione? Beh, la Madonna è icona della sinodalità, perché è lei che ha ascoltato la Chiesa, ha ascoltato la parola di Dio. E questo è il sinodo. Il sinodo è un... non soltanto sì, ma una chiesa sinodale è una chiesa che sta con gli orecchi aperti per ascoltare il Signore, ma il Signore parla anche tramite il suo popolo. E avremo modo di ascoltare e appunto approfondire meglio tutti i passaggi, alcuni passaggi, quelli principali dell'omelia tenuta dal cardinale Mario Grech nella cattedrale di Arezzo per la messa pontificale della festa della Madonna del Conforto nel nostro focus di oggi, quindi avremo modo di tornarci. Prima ricordiamo anche che durante la messa pontificale sono state consegnati al cardinale Grech da Don Alexander Calderon, il direttore del Centro per la Pastorale Giovanile della Diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, i risultati del lavoro sinodale con i giovani. Quel lavoro che è stato realizzato durante la novena della Madonna del Conforto, c'è stata la messa animata dai giovani, appunto, questi giovani che poi si sono recati nella Cappella della Madonna del Conforto per una preghiera insieme al Vescovo Riccardo, che ha consegnato loro la lettera dal titolo La Chiesa che vorrei, e poi i giovani si sono confrontati in lavori di gruppo appunto sullo stile sinodale che vuole Papa Francesco e si sono confrontati sui temi che li riguardano, quindi il loro futuro, come vorrebbero la Chiesa di oggi, la Chiesa del domani. Tanti temi, il tema della carità, il tema dell'amore, il tema della famiglia.
il tema dei punti di riferimento, ecco, che hanno i giovani. E poi ancora Silvia Mancini, il direttore del Centro Pastorale per la Catechesi e l'Evangelizzazione della Diocesi, durante la Messa Pontificale ha condotto alcuni bambini del Catechismo per porre alcune domande al Cardinale, quindi momenti particolarmente significativi che hanno coinvolto i più giovani e i più piccoli. E poi appunto in diretta noi abbiamo trasmesso proprio alcuni istanti fa, si è conclusa proprio poco prima dell'inizio dell'edizione del nostro telegiornale, la messa stazionale presieduta da Monsignor Riccardo Fontana. Andiamo a ripercorrere alcuni passaggi della sua omelia. Questa è la festa del popolo aretino, della nostra Chiesa, che ama salire in cattedrale per ridire anche fisicamente la certezza di essere ascoltati dalla Madre di Dio. È la festa della speranza, di vedere aggiustate le situazioni difficili che ci sono in ogni famiglia. È una festa identitaria. Se ci sei, sei dei nostri. Non solo chi viene a fare gesti religiosi, ma per tutti voi è una festa del cuore. La festa della Madonna del Conforto è finita anche sotto i riflettori di TV2000, che infatti questa mattina era ad Arezzo con i suoi operatori e giornalisti per realizzare appunto in diretta alcuni collegamenti proprio durante il momento di festa in cattedrale e nella cappella della Madonna del Conforto. Andiamo a vedere un breve estratto proprio della trasmissione di TV2000. Sono in compagnia dell'arcivescovo Monsignor Riccardo Fontana, arcivescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Buongiorno eccellenza. Oggi è grande festa qui ad Arezzo. Cosa rappresenta la Madonna del Conforto per tutti gli aretini e per la città di Arezzo? È la festa della nostra diocesi. È la fede profonda del nostro popolo che si esprime con molta semplicità davanti all'immagine prodigiosa della Madonna. È fonte di pace, di serenità, ma anche profondamente di adesione alla Chiesa. Ci abbiamo avuto in questi 10 giorni un mare di popolo che è venuto dalle prime luci dell'alba fino a notte fonda, e così sarà tutt'oggi. E io sono adesso in compagnia di Federico e Donatella. Donatella, voi siete marito e moglie, sposati da quanti anni, Donatella? 30 anni. Da 30 anni. Federico, ci racconti in che modo la Madonna del Conforto è entrata proprio nelle vostre vite? Molto volentieri, un saluto a tutti. Appena sposati, come tutte le giovani coppie, piene di aspettative, di speranza, di luce, di un futuro nella prosperità, nella serenità, nell'amore, nella nascita di figli, come tutte le giovani coppie. Però avevamo un grave problema, eravamo lontanissimi dalla fede, io particolarmente, eravamo veramente lontani, e questa lontananza dalla fede ha fatto sì che il nostro matrimonio come salute si ammalasse, non fosse più pieno di amore, pieno di speranza e di luce. Il buio era sceso dentro di noi e intorno a noi, tutto quello che ci sembrava prima d'oro era diventato nero. Così un giorno, e pensate che gravità e che difficoltà anche in una coppia vivere il buio, la tristezza, il chiudersi in se stesso, un giorno Donatella mi invita a venire, a me ateo e lontano dalla fede, in questa splendida cappella della Madonna del Conforto. Immaginate con che sorpresa anche da parte mia. E ci sedemmo in una di queste panche e senza pensare o sforzarsi a chiedere qualcosa, io sentii come una carezza calorosa, un abbraccio, guardate, e penso tutti mi possano capire, come quando eravamo piccoli, avevamo una difficoltà che la nostra mamma ci abbracciava e sentivamo che quell'abbraccio, anche se non si risolveva il problema, era cambiato, eravamo persone diverse.
ancora molto di più ha operato la Madonna in noi. Lei ha guarito le nostre ferite, ha guarito i nostri cuori, il buio che avevamo dentro è diventata luce, quella chiusura in se stessi è diventata un'apertura nell'alzare gli occhi e capire quanto c'è di grande, di grazia da ricevere dal cielo. Il nostro matrimonio è subito, immediatamente, potrei dire il secondo, l'ora, il minuto e il giorno, cambiato e si è girato in una pagina completamente diversa, di luce, di gioia, di amore che condividiamo tutt'oggi anche con i nostri figli. Voi mi dicevate quindi che voi venite spesso qui, vero Donatella? Sì, è vero, noi veniamo tutte le mattine alla messa e poi anche la domenica, ormai è la nostra casa ovviamente, anzi più, la sentiamo più casa qui che casa nostra. E le dirette di Telesan Domenico per la festa della Madonna del Conforto proseguono e si concludono alle ore 23 con l'ultima messa che è presieduta da Monsignor Alvaro Bardelli, parroco della Cattedrale e della Pieve di Arezzo. Quindi vi invitiamo naturalmente a rimanere con noi alle 23 per la diretta dell'ultima celebrazione appunto di questa lunga giornata di festa insieme alla nostra Madonna del Conforto. E adesso concludiamo il nostro telegiornale, come vi abbiamo detto anche precedentemente, con un estratto abbastanza lungo comunque della omelia pronunciata dal Cardinale Mario Grech questa mattina, segretario generale del Sinodo dei Vescovi, e poi appunto vi rimandiamo all'ultimo appuntamento con la messa presieduta da Monsignor Alvaro Bardelli alle ore 23. Grazie per l'attenzione e ancora buona festa della Madonna del Conforto a tutti voi. Arrivederci. È per me una grande gioia essere nuovamente con voi in questa cattedrale per celebrare l'Eucaristia nella solennità così cara alla Chiesa aretina della Beata Vergine del Conforto. Il prodigio che ha dato origine a questa devozione mariana ci rimanda a un momento della storia di questa terra segnato dall'incertezza e dalla sofferenza, nel quale si è potuta sperimentare la consolazione del Signore attraverso l'intercessione di Maria. Cari fratelli e sorelle, anche i nostri giorni sono caratterizzati dalla sofferenza, dall'incertezza, dal disorientamento, dal bisogno di conforto, di consolazione. Sto parlando non soltanto della storia della società, ma anche della nostra Chiesa. Possiamo sentire rivolte a noi oggi le parole del profeta Isaia proclamate nella prima lettura, nelle quali a un popolo segnato dalla prova dell'esilio, dallo sradicamento da tutto ciò che aveva di più caro, il Signore promette la consolazione. Come una madre consola suo figlio, così io vi consolerò. Ma che cosa vuol dire essere consolati da Dio? L'opera di Dio nella nostra vita non è semplicemente consolatoria. Dio non ci conforta lasciando tutto come prima, esprimendo semplicemente, come se spesso facciamo noi, la sua vicinanza morale affettiva. Dio consola liberando, ridonando la gioia, facendo ritornare gli esuli alle proprie case, ma soprattutto facendoli ritornare a Lui, per essere saziati dalle sue consolazioni. Il brano del Vangelo ci mostra questo volto concreto della consolazione di Dio. Come possiamo accogliere anche oggi la consolazione del Signore? È una domanda che facciamo tutti noi nel nostro intimo. Ma come è possibile oggi fare esperienza di questa consolazione?
Come possiamo lasciare a Lui lo spazio per trasformare la nostra esistenza personale ecclesiale? Siamo a Cana, a una festa di nozze alla quale è presente Maria, la madre di Gesù. A questo matrimonio sono invitati anche Gesù e i suoi discepoli. Ecco che subito sono presentati i personaggi principali: Maria, Gesù e i suoi discepoli. È un matrimonio un po' strano, no? Dove sono lo sposo, la sposa? Non dovrebbero essere loro i protagonisti al centro dell'attenzione? No. Giovanni conduce il nostro sguardo su altri personaggi: Maria, Gesù e i suoi discepoli. Commentando questo testo, il nostro caro Papa Francesco ha affermato: nell'introduzione troviamo l'espressione Gesù con i suoi discepoli. Coloro che Gesù ha chiamato a seguirlo li ha legati a sé in una comunità e ora, come un'unica famiglia, sono invitati tutti alle nozze. Dando avvio al suo ministero pubblico nelle nozze di Cana, Gesù ci rivela la profondità della relazione che ci unisce a Lui. È una nuova alleanza di amore, dice il Santo Padre. L'episodio di Cana quindi ci parla della nostra famiglia, ci parla della Chiesa, della comunità dei discepoli di Gesù, del loro rapporto con il Maestro di Galilea. Perciò lasciamoci allora raccontare da questo brano qualcosa della Chiesa, qualcosa di noi, della nostra adesione al Signore, del nostro camminare insieme dietro a Lui. È una festa di nozze strana, non solo perché la sposa sembra non esserci e lo sposo compare solo in un accenno, ma anche perché all'inizio veniamo a sapere che manca una cosa fondamentale per un matrimonio: mancava il vino. E Maria, con la sua prima parola, ad indicare questa mancanza: non hanno vino. Ma come può mancare il vino in una festa di nozze? Ma soprattutto, che cosa è il vino? Nella Bibbia il vino è ciò che rappresenta la gioia dei tempi messianici, l'abbondanza della festa. Il profeta Isaia così descrive la desolazione: per le strade si lamentano perché non c'è vino, ogni gioia è scomparsa, se n'è andata la letizia della terra. Alla mancanza di vino allora corrisponde la mancanza della gioia. Ma la gioia non può mancare nella comunità dei discepoli di Gesù. Papa Francesco, nell'esortazione Evangelii Gaudium, afferma: la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Un noto teologo, Christoph Theobald, ha affermato: se fossi obbligato a indicare una sola caratteristica dell'arte di vivere cristiana, metterei in evidenza la gioia, l'autentica gioia di vivere. Alla festa di nozze a Cana,
manca il vino, manca la gioia. C'è bisogno di conforto, di consolazione. E Maria, la madre del conforto, fa presente questa mancanza che dovrà essere colmata per far rinascere la festa. È un primo passo importante, riconoscere la nostra mancanza di gioia autentica. Riconoscere, come ci fa notare il Santo Padre, che spesso ci sono cristiani che sembrano avere uno stile di Quaresima senza Pasqua. Forse questa è anche la nostra condizione ecclesiale e sociale di oggi, in questo tempo segnato dalla pandemia, dalla delusione, dalla perdita della speranza. Ma allora, dopo aver riconosciuto che abbiamo finito il vino della festa, come fare per ritrovare la gioia del Vangelo? È ancora Maria a parlare. La madre di Gesù dice ai servi: qualsiasi cosa vi dica, fatela. Ecco la via della gioia. È l'ascolto della parola del Signore che Egli non cessa di rivolgere alla sua Chiesa. In fondo Maria non dice altro che fare ciò che già Israele aveva detto a Mosè ai piedi del Sinai. Tutto ciò che il Signore ti avrà detto, noi lo ascolteremo e lo faremo. Così Maria, in questo brano giovaneo, si mostra come madre del conforto.